Ciao, benvenuti in questo nuovo video nel quale sfoglio insieme a voi il nuovo volantino del Lidl. Queste sono le offerte che inizieranno il 10 giugno e dureranno fino al 16 giugno. Vedo che ci sono delle offerte XXL all'interno, quindi vediamo un po' intanto cosa c'è nella prima pagina. Le albicocche a 1,99 euro, queste le segno assolutissimamente. Poi qui ci sono altre cose, mi sa che troveremo anche dell'abbigliamento probabilmente. E c'è il miele. Ok, quindi questi qui sono i formati XXL. Vediamo all'interno, nelle prime pagine. Ok, ci sono queste, merluzzo, le cotolette di pollo. Questi qui dovrebbero essere comunque formati normale perché non vedo scritto da nessuna parte XXL. C'è l'insalata ricca, questa l'ho provata ed è buona nella versione XXL, quindi ottimo. E c'è anche la valeriana che a me piace molto, l'ho comprata recentemente al Lidl ed è buona, quindi essendo il pacco più grosso mi sa tanto che la riprenderò. Anche l'albume è buono perché l'ho provato. E anche qui è il formato più grande. Poi qui ci sono altre offerte. C'è anche l'alluminio a 10 euro, però è appunto XXL. E qui ci sono altre cose. Devo dire che i formati questi XXL sono fantastici perché ovviamente conviene di più essendo le confezioni più grandi. Poi qui ci sono i mirtilli. L'avocado che è da tantissimo che non prendo, che quasi quasi ci farei un pensierino. La lattuga 89 centesimi, ottima, io l'acquisto sempre al Lidl. Poi ci sono le pesche a 2,49 e il melone giallo. Che buono, mi piace tantissimo il melone giallo. Passiamo al reparto macelleria e pesce. E queste qui sono le offerte della settimana. Quindi vediamo un po' quello che mettono, ci sono varie cose, anche le mazzancolle che sono precotte, c'è il sushi, diverse sushi box in offerta attivando il Lidl Plus. Poi qui ci sono altre super offerte, trecce di mozzarella, la crescenza, mis grattugiate, sono tutte cose che io non posso mangiare essendo intollerante al lattosio, però i prezzi non sono affatto male, anzi sembrano molto convenienti. Proseguiamo, ci sono i frollini in offerta, i gelati. Deve essere buono questo stecco pralinato, molto particolare. Filetti di sgombro, la pizza regina, cappelletti, le patatine. Vediamo qui giù con le offerte del Lidl Plus, c'è la feta, anche questa non prendo da tantissimo tempo. Mi piaceva la feta, quindi quasi quasi ci faccio un pensierino. Poi qui passiamo al reparto bevande, la crema spalmabile alla nocciola, treccina zuccherata, c'è il Nesquik, 1 kg, quindi ottimo prezzo per 1 kg, è tantissimo. L'insetticida. Il Vicinet 2,19, vediamo un po', qui ci sono le maschere per capelli dell'Elvive con il Lidl Plus e qui altre cose. Andiamo avanti, sfogliamo. Allora, queste qui ovviamente sono tutte offerte che metteranno. C'è il Maxibon lunedì, c'era anche il caffè Borbone, stick gelato della Kinder, i Bondi, la crema di arachidi che io sto valutando se prendere o meno. Bacardi Mojito, questo l'ho provato, buono. Sogni d'oro, la Red Bull e l'acqua minerale. Vediamo in quest'altra pagina cosa c'è. Ci sono i succhi, bagno schiuma felce azzurra in offerta, i Ringo, patatine varie, le linfe della Vita Snella, poi deodoranti, shampoo e balsamo. Questo qui cos'è? Una ricarica della Glade, poi L'Oreal Wonder Water e altri shampoo e balsamo in offerta. Andiamo avanti, sapori dal mondo, sempre da lunedì, francese,
Quindi ci sono tante specialità francesi che io non ho mai provato. Quindi non so dirvi quali sono buone e quali no, non avendole appunto mai acquistate. Solitamente io non acquisto mai le specialità dal mondo. Invece, se voi avete provato qualcosa e c'è qualcosa di buono e particolare che mi consigliate, scrivetelo pure giù nei commenti. Qui ci sono tantissimi formaggi e ovviamente per vari motivi io non li posso mangiare, formaggi, biscotti. Che buone le madeleine. Vemondo, vediamo un po', qui ci sono le cose vegane sempre dal lunedì. Burger di semi di lino e zucca, chissà come sono. C'è l'hummus, il tofu bio. Il tofu vorrei sinceramente riprenderlo per fare qualche ricettina particolare. E c'è anche le bevande d'avena, buone. Però sicuramente la bevanda d'avena questa ci avrà il glutine. E vabbè, proseguiamo e siamo arrivate alle piante. Mi rimettono la mia amata lavanda lunedì, spero di trovarla. L'altra volta non sono stata così fortunata perché le piante al Lidl finiscono subito. Subito, ogni volta che ci vado, magari non in giornata stessa, niente, non rimane più nulla, quindi non posso mai acquistarli. C'è anche il fertilizzante in bastoncini, ottimo. E queste qui sono le piante che invece mettono giovedì, mettono anche il ficus ginseng. 8 euro, vediamo qui in basso c'è l'oleandro, queste qui a 10 euro. Belle, le piante del Lidl sono sempre molto carine. Poi passiamo alle offerte che mettono giovedì. Ci sono delle cose dedicate agli europei, quindi a festeggiare. Ci sono varie pietanze. Che carini, nuggets a tema calcio, chicken party box. Per festeggiare insomma con gli amici, organizzare serate, quindi hanno fatto tutte delle cose particolari. Pasta con motivi a tema calcio, cioè, le pensano tutte, direi. C'è anche il Bitterroll e le Donuts, addirittura verdi, le hanno fatte verdi. Non mi ispirano granché con questo colore, però va bene. Stuzzichini vari, e ci sono anche i macaron. Molto molto bene. Poi grande risparmio a meno di 5 euro, penso anche questi li metteranno, no, questi li mettono lunedì. Ci sono le canotte, set di punte, questi, c'è il nastro, questo mi sa che lo prenderò perché serve sempre il nastro per i pacchi. Vediamo in quest'altra pagina. Occhiali, ci sono cose varie cose per i più piccoli, per i più grandi, cose per il mare e anche cose per la cucina. Che belle queste bottiglie, queste borracce termiche, belle colorate a 5 euro. Io in passato le ho già prese, qua c'è il Parkside, quindi mentre sfoglio e ti parlo, le ho già prese le borracce termiche e sinceramente te le consiglio perché sono fantastiche. Qui nel frattempo ti sto facendo vedere tutte le varie offerte Parkside che non mancano mai, il Lidl oramai le mettono tutte le settimane. Evidentemente per metterle ogni settimana devono piacere moltissimo, perché altrimenti non penso che continuerebbero a farle. Che poi mettono sempre più cose. Cioè io ogni volta che vado al Lidl proprio c'è una corsia, diciamo così, tutta dedicata al Parkside e ci sono veramente tantissime cose. Ed eccoci qui, allora vediamo le altre offerte. Abbiamo finalmente finito col Parkside, quindi vediamo le altre cose che mettono. Immaginavo che ci fosse l'abbigliamento questa settimana, varie t-shirt, anche le scarpe oppure le ciabatte. E i prezzi, secondo me, sono validi. Poi qui ci sono altre cose come camicie, pantaloncini. Vestito a 4 euro con il Lidl Plus, wow. Poi proseguiamo e da giovedì mettono le cose dedicate alla spiaggia, al mare, piscina. Che belli questi. Belli
vari giochini per i più piccoli. Qui c'è anche una piscina e costumi per i più piccoli, ovviamente sia per bambino che per bambina. I sandali, le coperte per picnic e la stuoia relax da spiaggia. Proseguiamo. Sempre da giovedì troviamo la gelatiera, wow, la friggitrice ad aria calda a 40 euro, piastra di induzione, il microonde in due diverse colorazioni, mi piace molto il colore chiaro, il tritatutto elettrico e il frullatore ad immersione, anche questo in due colorazioni. Vediamo un po' le ultime cose. Questa qui è il ventilatore a piantana senza pale, padella da 28 cm, taglieri da cucina a 5 euro, dispenser vetro per bevande. E penso che queste sono tutte le offerte. Sì, esatto, perché siamo arrivati al super weekend, quindi da venerdì 14 al 16 giugno troviamo l'anguria per la nera, le zucchine in offerta, sovraccosce di pollo, la bresaola, la mozzarella, filetti di tonno, croissant e la birra Corona. Poi ci sono le batterie della Philips, la pirofila e il cuscino per yoga. E ok, quindi queste qui sono tutte le nuove offerte che partiranno a breve a Lidl. Ci sono delle cose carine. Spero come sempre che questo video ti sia tornato utile. Se è così, ti invito a lasciarmi un pollice in su. Io ti ringrazio per essere stata in mia compagnia e spero di rivederti anche in un mio prossimo video. Ciao!